Il senatore Bagnai ne ha facoltà per 10 minuti. Senatore Bagnai, Lega. Grazie, signor Presidente. Mi rivolgo a lei nella sua qualità di giurista e di seconda carica dello Stato, in questo che oggettivamente è uno dei momenti più cupi della storia della Repubblica e forse dell'intera storia italiana. Alla conferenza dei capigruppo del 24 febbraio, quando lei ci spiegò come avremmo potuto continuare a lavorare in sicurezza, si disse che era a tutti i costi necessario evitare che l'emergenza sanitaria si trasformasse in un'emergenza autoritaria. Il Parlamento doveva continuare a lavorare. Quella preoccupazione si è rivelata fondata. A stretto giro abbiamo visto sospendere o intaccare a colpi di atto amministrativo una quantità di diritti costituzionalmente tutelati. Ne conto almeno 9: alla libertà personale, di circolazione, di riunione, di culto, di espressione del pensiero, di insegnamento, di iniziativa economica, alla tutela giurisdizionale e alla proprietà privata. Non mi permetto di indicarle quali di questi diritti siano soggetti a riserva di legge, in alcuni casi assoluta, e quali a doppia riserva, legale e giurisdizionale. Ma ci è stato detto che c'erano buoni motivi per farlo. L'articolo 32 tutela la salute e si sa, quando c'è la salute c'è tutto. Ma se si deve arrivare al 32esimo articolo della Costituzione per veder riconosciuto questo diritto pur importante, viene da pensare che i padri costituenti non sapessero che farsene della salute senza democrazia, quella democrazia che viene riconosciuta e tutelata fin dal primo articolo. La pandemia ha offerto al PD una preziosa opportunità per manifestare senza freni inibitori la sua genetica vocazione totalitaria. L'impressionante assalto alla Costituzione in nome dell'egemonia del diritto alla salute, egemonia peraltro smentita da sentenze della Suprema Corte come la 85 del 2013, questo assalto è stato condotto non a caso dal partito che invitava a votare la scienza, dalla dittatura del proletariato alla dittatura dello scienziato, alla scientocrazia. I giuristi si preoccupano, ma c'è anche un lato farsesco. Gli scienziati del PD sono quei guitti che a inizio febbraio parlavano di malattia non contagiosa e di mascherine inutili. Similia similibus. È evidente a tutti, quindi, che non è il fine della tutela della salute a giustificare certi mezzi. Questi mezzi antidemocratici sono diventati essi stessi il fine. La sospensione della democrazia in un momento in cui incombono sul Paese scelte cruciali, non solo in ambito sanitario, scelte che esigerebbero il pieno coinvolgimento dei corpi parlamentari e per loro tramite del popolo cui appartiene la sovranità. Assistiamo non inerti, ma inermi a questa eversione delle regole democratiche, delle regole di una democrazia parlamentare, che avviene in un silenzio assordante. Il Parlamento, non l'ego del Premier, è l'unica sede in cui contemperare i diritti costituzionalmente garantiti. Ma per aggirarne il potere di indirizzo e di controllo non è necessario chiuderlo, basta evitare di andarci o venirci come oggi a raccontarci quanto già sappiamo dalle agenzie, magari creando per il disbrigo degli affari urgenti una sorta di terza camera, la camera delle task force, una specie di chambre des pairs in cui vengono nominati i cavalli di razza del capitalismo italiano. Più che a Louis XVIII, le task force dell'autocrate Dauno fanno pensare a Caligola, che per esternare tutto il suo viscerale disprezzo per istituzioni figlie di un'altra stagione, volle fare console incitatus, il suo cavallo di razza. Il Premier ci ha raccontato di aver evitato il Parlamento perché il dibattito, le divisioni lo avrebbero indebolito. Vorrei spiegargli che la politica non esiste solo per attribuire prebende, ma soprattutto perché esiste una feconda diversità di idee. Forse il Premier, nel piruettare fra una maggioranza e l'altra, ha perso l'orientamento, ma vorrei ricordargli che tutta la sua maggioranza precedente, un pezzo qualificato di quella attuale, sono contrarie al MES. In che modo avrebbe potuto indebolirlo in Europa, presentarsi con un voto su una posizione così largamente condivisa? Il Premier, signor Presidente, si è indebolito con la sua arroganza senza precedenti nei riguardi di quel Parlamento che diceva di rispettare, e con la sua ignoranza senza precedenti di dossier che avrebbe dovuto conoscere. Ma veramente la linea italiana a Bruxelles era di chiedere gli eurobond in cambio del MES? Ma io trasecolo,
chiedere una cosa di cui sappiamo da anni che i paesi del nord non la vogliono, gli eurobond, in cambio di una cosa che il sud non vuole. Perché, signor Presidente, i paesi mediterranei, in particolare la Spagna, non ne vogliono sapere di utilizzare il MES per scopi impropri, non conformi alle finalità originarie, tant'è vero che hanno proprio presentato un'altra proposta. E quindi, come tanta eleganza, tanto garbo, tanta scienza del mondo, e poi la prima volta che ci si reca a un tavolo importante, si inanellano tutte queste gaffe, si scontentano tutti? Ora, al di là dell'enormità di questi abusi di potere, quello che fa orrore, perché trasmette in pieno il senso di impunità del governo, di questo governo superiore e non recognoscence, è che rappresentanti di questa maggioranza si vantino di aver già preso nelle sedi europee decisioni gravide di conseguenze, aggirando il Parlamento e la loro stessa maggioranza. Il MES è cosa fatta, ci è stato detto. Dobbiamo rassegnarci a pensare che i colleghi a 5 Stelle, che sappiamo essere contrari al MES, purtroppo non abbiano né l'accortezza per intuire di essere stati presi in giro, né la dignità per trarne le conseguenze, come abbiamo fatto noi nell'agosto scorso, ritirando la fiducia a un Premier che già allora non rispondeva al Parlamento. Eppure, per chi conosce la storia recente, o almeno per chi passa più tempo alla scrivania che davanti allo specchio, non è difficile capire che cosa succederà per l'ennesima volta. Esattamente come in occasione della crisi precedente i paesi del nord misero in salvo con soldi pubblici le loro banche, e tuttora continuano a farlo, negando a noi questa opportunità, così ora i paesi del nord metteranno in salvo coi soldi della BCE i loro bilanci pubblici, monetizzando il debito, dopo aver negato a noi questa possibilità, facendoci per soprammercato indebitare col MES. Che dite? La monetizzazione crea inflazione? Sì, ve lo confermo. Nei pochi giorni che ci separano dal giovedì santo, il prezzo del tradimento è passato da 30 denari a 30 miliardi di denari, quelli che avete già chiesto al MES, senza capire che per una quantità di denaro insufficiente, prestata a scadenze troppo brevi e vincolata a impieghi che ne renderanno inefficiente l'uso, perché ci finanzieremo l'emergenza sanitaria quando sarà terminata, esponete il Paese a condizioni giugulatorie. Non esiste un MES senza troica. I trattati non si modificano con una pacca sulla spalla all'amico Valdis o sussurrando paroline dolci all'orecchio dell'amica Angela. Ma naturalmente chi deroga alla Costituzione per DPCM penserà che si possa derogare i trattati per regolamento. Oggi apprendiamo dalla stampa che questo governo, che ha usato l'eccezionalità dell'evento pandemico come scusa per la propria inadeguatezza, il 20 gennaio avrebbe già avuto un piano, ma lo avrebbe tenuto segreto ai cittadini italiani per non spaventarli. Ma questo stesso governo, che trattava gli italiani da bambini paurosi, il 4 febbraio, avendo contezza della gravità della situazione, respingeva la richiesta dei governatori di mettere in quarantena chi tornasse dalla Cina. Il 27 gennaio scorso il Premier annunciava «siamo prontissimi» e il 9 febbraio mandava in onda uno spot sui media ufficiali. Sì, apro una parentesi, proprio quei media che secondo la task force contro le fake news sul Covid sarebbero detentori della verità, proprio loro hanno mentito dicendo che il contagio non era affatto facile. Risultato? Oltre 23.000 morti. Capito, Martella? Avete preso misure eccezionali, sospendendo la democrazia, senza consentire ai cittadini di avere piena contezza dell'entità del pericolo. Avete dispiegato, per mostrare di avere il controllo della situazione, un apparato coercitivo sproporzionato. Risultato? State rendendo invisi ai cittadini italiani, che hanno mostrato una disciplina ammirabile, le forze dell'ordine, cui va il nostro rispetto, e che non andrebbero messe in difficoltà alla vigilia di un periodo di grandi tensioni sociali, che la vostra inefficienza e i vostri ritardi nel gestire la crisi economica non mancheranno di provocare. Perché non ci dice quando arrivano i soldi della CIG? Questo non l'abbiamo sentito. La cassa integrazione quando arriva? Per raggirare il Parlamento vi siete dichiarati prima favorevoli, poi contrari, poi un po' favorevoli al MES, parlando di pacchetti di ventagli e di altre amenità. Avete diffuso menzogne sulle posizioni dei vostri avversari, quando in realtà la decisione era già stata presa, la risposta era dentro di voi ed era sbagliata. A questo punto la situazione è chiara. Tutti vedono, signor Primo Ministro, che chiunque sarebbe meglio di lei. Non so se, come alcuni dicono, il virus sia il risultato di un esperimento mal riuscito. Lei certamente lo è, e col massimo rispetto per il laboratorio da cui è sfuggito, mi preme dirle che per l'igiene di quella democrazia che lei così apertamente disprezza è necessario che lei rassegni le dimissioni.
Le linee del governo non hanno rispettato i diritti costituzionali e la democrazia. È un governo inadeguato. Queste le parole di Bagnai della Lega. Adesso ci prepariamo ai prossimi.